Cari bambini, cari ragazzi, il Vangelo del Venerdì Santo ci parla della passione e della morte di Gesù. Sicuramente ci colpisce pensare quanto dolore Gesù ha provato nel suo corpo in quei momenti, però sicuramente oltre a questo c'era anche l'amarezza di essere abbandonato dai suoi discepoli, anche il senso di ingiustizia, perché lui è stato condannato ingiustamente. Il Vangelo ci dice che è stato consegnato a Pilato per invidia. E quindi davvero è grande la sofferenza di Gesù. La cosa ancora più straordinaria però è che Gesù non subisce questa sofferenza come una specie di sconfitta o come una cosa che purtroppo è capitata, cerchiamo di non arrabbiarci troppo, insomma, anche perché è un dolore molto grande, ma da questa ingiustizia e da questo dolore Gesù vuole manifestare, mostrare, donare il suo grande amore. Certo, se una persona ci dona una cosa grande, noi capiamo che questa persona ci tiene a noi. Se ci dona molto tempo, possiamo comprendere che questa persona che ci dona molto del suo tempo sicuramente vede in noi qualcosa di importante. Tanto più Gesù che dona tutta la sua vita, Dio che dona il suo figlio per noi, ci fa vedere un amore immenso. E allora, quando ci sentiamo molto tristi, magari possiamo pensare a Gesù e alla sua passione, oppure se abbiamo l'opportunità, perché lo abbiamo vicino, possiamo anche guardare l'immagine di Gesù crocifisso e dire: ma tu, Signore, mi vuoi così bene, ma tu mi sarai vicino, allora io posso sperare e allora io posso sapere che non sono abbandonato, anche quando mi sembra di avere un problema molto grande, mi sembra di essere molto triste, mi sembra che gli altri non mi ascoltino, non mi capiscano tanto, mi sembra che le cose non vanno come vorrei. Ecco, tu, Signore, quando vedo la tua croce, mi ricordo che sei con me. Esercitiamoci a fare questo e scopriremo anche una cosa, che se doneremo qualcosa di noi, del nostro tempo, per il Signore e per gli altri, con amore, sicuramente la nostra vita sarà ancora più bella. Nei nostri problemi e sofferenze Gesù è vicino e anche noi possiamo imparare un poco di più l'amore. Possiamo imparare anche a essere vicini a quelle persone che si trovano in difficoltà, hanno problemi, non hanno nessuno che le ascolti. Ecco, in questo Venerdì Santo pensiamo a tutte queste cose con un grande ringraziamento al Signore per tutto il bene che ci vuole.